Beh, sei fortunato. Io? Te ne vai da questo clima di merda. Ciao. È in gamba, eh? Hai saputo più nulla dal partito? Su Antonio, hanno risposto. No. Le lettere non devono essere arrivate, oppure si sarà persa la risposta. Sta tranquillo. Tra pochi mesi siamo fuori tutti. Antonio, vado via. E volevo dire... Ciao Giovanni, ciao. Mi raccomando. Sì. Mi dispiace. A me no. Che me frega. Pensa che quando mi hanno mandato qua, quasi piangevo. Dalla gioia. Vado da Gramsci. Qua oramai non si muove più niente. Meglio un'altra galera. Ce ne sono tante. Incontri i nuovi compagni. Ricominci a discutere di politica. Di cose. Qua non si può più fare. Posso salutarlo? Vabbè. Ecco. Antonio? Cerca di star bene. Di curarti. Arrivederci. A presto. Leggi, studia. Ho detto solo un saluto. Il 3 agosto, all'una del mattino, ho avuto uno sbocco di sangue improvviso. Nel respirare sentivo un gorgoglio. Seguiva un colpo di tosse e la bocca si riempiva di sangue. La tosse non era violenta. Proprio la tosse che viene quando si ha qualcosa di estraneo in gola, a colpi isolati, senza accessi continui, senza orgasmo. È durato fino alle 4 circa e in questo tempo ho cacciato fuori 250-300 grammi di sangue. Senti, io volevo chiederti, so che mi vuoi bene, che mi vuoi aiutare. Certo. Non so se è meglio che a Giuda glielo scrivi tu o se devo farlo io. Non capisco, che cosa? Separarci. Giuda può ricominciare. Cosa c'entri tu? Dicevo per Giulia. È chiusa là dentro in clinica, comincia appena adesso a star meglio, non ce la farà mai. Ma io non uscirò mai di qui. Guardi, non me lo Tania, mai non uscirò farà. Mai mi di qui. Tu, ma perché no. Un essere vivo deve rimanere legato a un morto professore, come me? Un taglio netto, deciso, cosa... Ridotto così, professore. Glielo dica anche lei, signorina. Qui dentro lui non ci può stare. Sì, 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 va bene, ho capito. La domanda di grazia. Bella forma di suicidio. La peggiore. Nino, ma non vedi che lo dicono tutti? Non è per cattiveria che lo dicono, anche in paese mi dicono la stessa cosa, tutti. Non è per cattiveria, è ignoranza. Ma che dici? Ma tu scrivile a Giulia. Non è a me che devi scrivere, è a lei che devi scrivere, soltanto a lei, capito? Hai capito? Thank you.
Ma dove lo porta? Nella cella mortuaria, dove c'è il deposito del crino. Ma è pieno di materazzo. Lo mettono lì sopra così sta più morbido. Quanti anni si è fatto? E chi lo sa, forse 40. Neppure lui lo sapeva. Antonio, è vero? Ti mandano in clinica a curarti. Io? Tanto sono fottuto. Nient'altro. L'ultima volta che l'ho visto è stato 6 mesi fa, prima di uscire dal carcere, di scappare qui. Ah, sì. Ho saputo anche che ogni nuovo compagno che arriva a Turi, lui gli spiegava tutto da capo. Le sue critiche, gli errori del partito. Sì, insomma, lui li chiama così e tutto il resto. Anche questo l'ho scritto nel rapporto che vi ho dato. Nient'altro? No. Abbiamo saputo che sta male. Sì. A Turi i compagni pensavano che non ce l'avrebbe fatta. Basta. È tutto. Lo abbiamo letto. Il partito ti impegna a non fare parola con nessuno. Nessuno. Va bene. Su tutto. Chiaro? Ho capito. Un momento. Eccellenza, c'è Turi in linea. Allora, questo Gramsci? Eccellenza, ho provveduto al controllo dei quaderni. I concetti sconnessi, nebulosità, non senso. Anche qualche errore d'ortografia. E io lo sapevo. Scherzi dell'arteria sclerosi. Avverta l'arma dei carabinieri perché provveda una scorta eccezionale. La polizia per le misure speciali di sicurezza su tutte le stazioni di transito. Per la Schucht raddoppiare il servizio a mezzo agenti in borghese. Tutti sposati. È una sandarellina di cui è bene non fidarsi. A tutte le questure interessate, vigilanza ininterrotta, adeguata all'importanza, eccetera, eccetera, eccetera. E così il Gramsci ce l'ha fatta. A non firmare la domanda di grazia. E noi mica lo liberiamo. Lo mandiamo a morire da un'altra parte. Guardia.